Allora, andiamo a vedere in grafica, messo quelle che sono state le parole di Marotta, perché Grande così. occasione per l'Atalanta. Intanto scusami se Vai, vai, interrompo, Gianluigi. Laura, ma è andata veramente ad un passo dal gol del vantaggio con Duvan Zapata che ha colpito il pallone dall'interno dell'area di rigore dell'Empoli. È stato molto bravo Dragoschi, un po' impreciso l'attaccante colombiano che ci ha abituati a una vena realizzativa assolutamente instancabile nel corso di questo campionato. Questa volta si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario e di conseguenza non ha consentito all'Atalanta di passare in vantaggio. Perfetto, andiamo a vedere. 0-0, Sì. la sfida tra Livorno e Brescia è 0-0 invece. Esatto, perché abbiamo anche la 33ª giornata di Serie B che si conclude con Livorno-Brescia, come ci diceva Gianluigi in questo momento, 0-0. Dicevamo, andiamo a vedere insieme la grafica con le parole di Marotta, perché ha parlato a Radio 1 questa mattina, e allora le leggiamo insieme, poi le commentiamo insieme ai nostri ospiti. Quale sarà il futuro di Icardi? Il ragazzo sta acquisendo grande esperienza ogni giorno, è una risorsa patrimoniale, ha un contratto ancora di 2 anni, è uno dei migliori giovani attaccanti in circolazione, perché chiaramente parlava del fatto che lui continuava a ribadire che per lui Icardi è ancora giovane. Uno scambio con Dybala, dice Dybala è un giocatore molto forte, è un professionista serio, così come lo è anche Icardi, che è giovane, lo ripete, e che deve fare esperienza e crescere. Altra grafica, altre dichiarazioni su Conte, perché chiaramente c'era un'ipotesi, l'abbiamo detto diverse volte, che poteva essere Conte il nuovo allenatore dell'Inter, però dice Antonio è sul mercato, è libero, è il profilo dell'allenatore vincente e si inserisce in modo molto forte nel calcio moderno. Ma Spalletti ha creato una struttura di squadra sempre in crescita. Lui è l'allenatore dell'Inter e vanno considerati i risultati ottenuti. E Spalletti su questo è in linea, su quelli che sono gli obiettivi, perché ha conquistato la Champions League. Attenzione a Conte, però, che ha accostato, potrebbe essere accostato in questo caso anche altre panchine, magari chissà quella della Roma, vero è che sulla Roma, la Roma pensa anche a Sarri, a Roma che deve cambiare mister. Ma torniamo sull'Inter. Vengo da te, Giulio Peroni, le parole di Marotta in chiave anche del futuro di Spalletti. Sappiamo anche che ha ancora 2 anni di contratto e sappiamo anche quanto costerebbe alle casse Ecco. dell'Inter fare questo avvicendamento Spalletti-Conte. Non solo costerebbe alle casse dell'Inter, ricordiamo circa 20 milioni all'anno, ma costerebbe anche gli atteggiamenti di Conte, che sappiamo essere un, tra virgolette, fuori classe, ma è un allenatore che ha il vizio di tanti giocatori molto bravi, cioè il mal di pancia. Conte al secondo anno viene preso da crisi mistica, antisquadra per il quale gioca, e questo l'ha dimostrato la Juventus con la storia dei ristoranti, l'ha dimostrato con la nazionale italiana, l'ha dimostrato in Inghilterra. Cioè, Conte dopo un po' si stufa. È così. È una Che? vergogna! Professore Conte, Cosa? questa è un'espressione di Conte, Ah, no? esatto, è una vergogna. Di Allora, ieri alla Conte, allora, regia. quindi Marotta, che peraltro con queste Aspetta. dichiarazioni merita la tessera della Democrazia Cristiana per il Chi? Marotta, che a Ah, me piace moltissimo Marotta! perché, come dire, un Sì. democristianismo come quello di Marotta, io non lo ricordo dai Tra tempi l'altro ha detto che lo del. spogliatoio è unito, ha detto Esatto, pure quello. per cui lui, che è un uomo estremamente capace, diplomatico, quindi ha dato un colpo al cerchio, uno alla botte. Certo. Il Marotta di queste dichiarazioni del genere ci dice che Conte chiaramente è l'appeal del calcio, Conte è quello che ti dà la svolta, però con Spalletti tu costruisci. E Spalletti, in effetti, in situazioni, diciamo, ambientali non facilissime, ha dimostrato comunque interismo. Ha trasmesso alla squadra il concetto del prima viene l'Inter e poi ci siete voi. Con Conte, invece, arriva prima l'Inter, prima dei giocatori, ma prima ancora viene lui. Oltre che a costare tanto, può costare tanto in termini di, come dire, di gestione dell'uomo, delle bizze dell'uomo Conte. Quindi, a mio avviso, Marotta questo calcolo lo sta facendo bene. E tra sé e sé penserà, ma è meglio che io spendo questi soldi per un allenatore che, ripeto, non mi dà garanzie di continuità, o li spendo magari tenendo uno che ormai siamo in sintonia io e lui, cioè io Marotta e tu Spalletti, e questi soldi li investo per far fare il salto di qualità a questa squadra. Certo, Però chiudo quello. dicendo una cosa Sì. ai tifosi dell'Inter. Allora, se viene Conte, evidentemente se. Vuol dire che il gruppo Suning è obbligato per definizione non a fare il salto di qualità, a fare il duplice salto mortale di qualità, perché Conte ha una squadra da terzo o quarto posto, non ci viene anche se uno sfidante. Con Spalletti, diciamo, una politica più progressiva è fattibile, perché Spalletti non avrebbe, tra virgolette, l'obbligo di vincere subito e comunque Spalletti è più aziendalista. Ho
oltre che le parole di Marotta che vi abbiamo letto, tra l'altro ricordiamo quella che è stata un attimo la partita dove ha aperto le marcature Nainggolan. Tra l'altro Nainggolan ritrovato, e questo sicuramente è un punto chiave per le sorti dell'Inter da qui a fine campionato, perché Nainggolan fa assolutamente la differenza. Ma ricordiamo anche che Icardi ha concesso di tirare il rigore, tra virgolette non è che ha concesso, insomma si sono parlati, magari le gerarchie cambiano, Perisic ha tirato il rigore, non l'ha tirato Icardi, poi lo stesso Perisic ha fatto l'assist per Vessino per la terza rete. Vandanara, ospite abitudinaria, cioè fissa, della trasmissione, di una trasmissione di Mediaset, chiaramente ad una trasmissione televisiva ha detto gli è stata tolta la fascia, gli è stata tolta la possibilità di segnare i rigori, ma non gli è stato tolto l'amore per l'Inter. Marco Verdoliva, faccio riflettere un po' Giulio Peroni, che vuol dire che dopo tutta questa vicenda non ha capito granché, cioè in sostanza il mio pensiero è questo, perché dopo tutto quello che è capitato al marito, dopo tutte le vicende, tifosi, Inter, spogliatoio, eccetera, eccetera, è riuscito ad attirarsi l'antipatia un po' di tutti, cioè è ancora lì che parla, cioè probabilmente non gli è bastata la lezione, a mio avviso, questo è un po' il succo di tutta questa situazione qua, quindi probabilmente il personaggio Vandanara non cambierà mai, probabilmente Icardi continuerà a far gol, ma non credo per l'Inter, questa è la mia idea, penso che poi il ragazzo sia destinato ad andare via, anche perché io non credo che se mai l'Inter prenderà Conte sia felice di avere un pacchetto così composto, Vandanara, Icardi, cioè quando c'è... Tanto altra occasione per l'Atalanta! Sì, con Dragoschi che è intervenuto con un colpo di reni, ma non era un tiro tanto pericoloso come quelli sui quali è intervenuto poc'anzi, la palla sarebbe terminata fuori, per sicurezza comunque ha fatto bene il portiere dell'Empoli a non correre nessun tipo di rischio, accartocciandosi sul pallone facendo lo suo. Mister, le parole di Vandanara a chiosa di quelle che sono state le situazioni di gioco della partita dell'Inter? Carine, sono sempre carine, insomma, sono sempre divertenti e da lì parte tutta la settimana sportiva a Milano, quindi li supporto. Arrivo Giulio, so che vuoi commentare, ti vedo carico, adesso arrivo anche Giulio. Riesci a condirlo un po' di più Giulio la situazione, io perché veramente dopo tutto questo periodo veramente mi sembra tutto abbastanza... un po' come le comiche, di professionale veramente, dato che siamo a un livello molto alto, no? Di investimenti, di giocatori che non sembra, ma investimenti importanti, sì. Arriviamo a queste situazioni veramente molto... paradossali, direi paradossale, quasi. Paradossale, no? Di basso livello, non so come definirle, sì, non... che non c'entra niente con il calcio, però purtroppo nel calcio ci sono questi personaggi qua, io devo chiamarlo personaggio perché era... è il manager, quindi cosa posso dirti? Gente, cioè, il manager invece deve essere d'aiuto al giocatore, deve indirizzarlo, deve dargli delle direttive. Si sembra che stia facendo un po' il gioco contro, malvolendo, non volendo sicuramente, però non si sa vive, che gioco stiano giocando. Sì. Si vive di comunicazione, si socia, ti danno la possibilità di aprirti. E veramente come viene comunicato l'immagine di questo ragazzo, che mi dicono che è un bravissimo ragazzo, tra l'altro che si impegna e tutto... e poi tra l'altro è anche molto forte, non è però, bellissimo. No. Giulio Peroni, al tuo momento, aspettiamo il tuo commento. Icardi che dice, o la moglie Icardi che Icardi ama l'Inter, come se io dicessi che amo il Balsamo. Ma che non gli hanno tolto la gioia dell'amore di giocare per l'Inter, una cosa del genere. Sì, beh, insomma, Icardi che non ha perso l'amore, la gioia verso l'Inter, è come io che non ho perso l'amore e la gioia verso il balsamo per i capelli. Nel senso che bisogna stare attenti a dire certe cose. In effetti è una, come dire... più parlano e più fanno gaff. Allora, no, amore parla... non ha parlato, aspetta, vogliamo dire, la gioia di giocare per l'Inter. Allora, la gioia di giocare per l'Inter, sì, comunque è una dichiarazione d'amore. Allora, diciamo così, Icardi ha dimostrato coi fatti di tollerare l'Inter, di non La canzone Vivo sempre insieme ai miei capelli. No, ma il nostro... esatto, del resto presto mi contatterà la Cesare, ragazzi. Ma Icardi non ama l'Inter, il suo entourage non ama l'Inter. Icardi, l'Inter serve a Icardi per lanciare se stesso e aumentare il proprio portafoglio. Questo ha dimostrato il giocatore che sì. A tutt'oggi, secondo me, con tutto rispetto per un giocatore che fa molti gol, è uno dei più grossi centravanti sopravvalutati della storia. Nelle ultime tre partite è vero che ha fornito un assist, ha fatto anche un rigore mi sembra, però è stato un fantasma, ha sbagliato un gol clamoroso con l'Atalanta, un gol clamoroso col Genoa, ieri non si è visto totalmente, è un giocatore che quando non segna l'Inter ha sempre giocato in 10, non perché non sappia giocare, ma proprio perché è nelle sue corde non partecipare, lui deve essere la guest star, lui deve essere da subito, come dire, il brand di se stesso all'interno di un gruppo. Con Marotta questo non è possibile. Con Marotta
tu hai l'onore di giocare in un grande club come l'Inter. Ecco perché la vicenda Icardi è stata gestita male dall'entourage, male dal giocatore, male dalla moglie, e mi permetto anche di dire male da parte di un gruppo, quello di Icardi, che con i soldi che hanno, con le possibilità e credo anche la lungimiranza di un giocatore che comunque altri 4-5 anni te li deve fare, di non prendere un consigliere intelligente, che certo non è l'avvocato, pur bravo, mediatore, non ho mai visto un mediatore avvocato all'interno di un discorso contrattuale, uno che sappia far crescere l'Icardi calciatore, l'Icardi uomo e quindi anche economicamente Icardi. Perché tu cresci economicamente, caro Icardi, se cresci come uomo e cresci come calciatore, se no non cresci neanche economicamente. Perfetto, intanto invece mister la Sampdoria, invece che in questo momento si trova a 48, aumenta il suo score con Quagliarella, che in questo momento è capocannoniere a 22 reti, però 48, la Sampdoria 48, la Lazio 49. Sì, basta una partita per cambiare completamente la classifica. Diciamo che quella che si poteva avvicinare, diciamo, molto che fino alla Sampdoria forse qualche speranza c'è. Diciamo, sì, che dopo la Fiorentina ormai no, perché a 40 è... Sì, sì, assolutamente. Okay. È chiaro che il Torino, se domenica vinceva in casa, poteva ottenere sicuramente un'immagine e una forza diversa per il finale di campionato. Certo. Comunque è ancora tutto aperto, tutto penso. Aperto. Però, perché ci sono degli scontri diretti, c'è qualche partita importante. Le squadre come Roma, Milan e Inter vanno un po' a singhiozzo, nel senso che non sono così come la Juventus, dei rullini. Diciamo che l'Inter in questo momento però ha 5 punti di vantaggio dalla Milan. Io do l'Inter, sicuramente è sempre stata favorita, aveva un bellissimo margine, diciamo, dopo gennaio, poi se l'è un po' bruciato per le varie situazioni che si sono create, però è quella che in questo momento è quella che anzi doveva puntare a un secondo posto. Anche magari un secondo posto. Per cui è la squadra che si poteva avvicinare di più, anche se adesso non so, però è quella che in questo momento aveva più punti di tutti e se l'è bruciati quel vantaggio che aveva. Il Milan è stato bravo a recuperare punti, la Roma ha avuto tanti alti e bassi, la Lazio ha quel rullino di marcia lì, non so se andrà oltre, l'Atalanta sta facendo veramente grandissime cose. Però oggi, questo era un match, questo è un match fondamentale per l'Atalanta. È un match fondamentale, ma l'Atalanta avrà fatto, non so, 30 tiri in porta, non so quante, non entra, quindi oggi non entra, mi dispiace, ma... Vediamo. Siamo all'84esimo. Sì, sì, assolutamente. Ancora qualche minuto più recupero c'è, Giulio. Scavalco Marco Vedoria, ma poi arrivo Marco, no, perché vedo Giulio, no, che vedevo anch'io che stava fremendo. No, non è che freme, è che sento nelle orecchie quest'inno "Ama la pazza Inter", che non è un inno casuale, non è come l'inno di certe squadre così patinato. Ci racconta la verità. Allora, l'Inter, ha ragione il mister, in questo momento è in, come dire, in fase, in trend positivo, per dirla alla Nanni Moretti, ma è la pazza Inter. Per cui bisogna stare molto attenti, perché se sabato sera la Roma dovesse vincere, si rimette in corsa e rimanda in crisi l'Inter. Attenzione, l'Inter ha avuto 3 crisi quest'anno. Certo, perché era, cioè, se è il conto. Quindi io, quando c'è l'Inter di mezzo, starei attento a come dire, a dare definizioni, a usare gli affermativi. Bisogna sempre essere molto interrogativi. Allora, evidentemente però dalla sua che l'Inter latita con le squadre medie, medio-piccole. Con le grandi, tranne una sconfitta con la Juventus, in una partita che poteva anche tranquillamente vincere, l'Inter ha, mi sembra, sempre fatto bene. Ha battuto il Napoli, ha battuto il Milan, la Roma all'andata, no, non mi ricordo come è finita. Il rigore su Zaniolo non dà, però alla fine è una partita difficile, quindi è certo, l'Inter è avanti numericamente, ma è ancora tutto aperto, anche se qualcosa mi dice che, con tutto il rispetto per le squadre romane, che quest'anno che però vivono di troppe incognite, soprattutto la Roma delle belle sorprese, ma anche degli inespressi eterni. Vedi Schick, che Dzeko è tornato a segnare. Però Schick è l'eterna. E anche grazie al Sharawi che è tornato. Però si è fatto male De Rossi. Cioè sono squadre che vivono, soprattutto la Roma sta vivendo. E anche Nzonzi, peraltro. Così. Quindi De Rossi fuori, Schick che non decolla mai. Insomma, non è il momento delle romane, soprattutto della Roma. E io credo che comunque la Champions League, scusate, in questo sono un po' partigiano, necessiti necessariamente, così come il campionato italiano, di avere le due milanesi protagoniste. Okay. Perché comunque l'Europa senza Milano è, come dire, un qualcosa, è un torneo monco. Però anche senza la capitale, volendo. Guarda, senza la capitale certamente, io poi sono nato a Roma, quindi figurati l'amore che posso avere per le squadre romane, però Milano deve tornare necessariamente ai vertici, anche del campionato italiano, perché il campionato italiano
senza le milanesi perde veramente uno zoccolo duro, non è affascinante, questo bisogna dirlo. Questo bisogna dirlo anche ai tuoi amici del fondo e ai signori della Suninghe, che sono bravissimi e stanno facendo le cose per bene. Deve tornare prima possibile, basta con i progetti a medio-lungo termine. Milano deve immediatamente tornare competitiva, e questo lo sa anche l'Europa. Lui ha perso. Ma secondo voi, nell'ipotesi che ogni tanto si affaccia di un acquisto da parte dell'Inter, come sarebbe insieme a Icardi o a Lautaro? Insieme a Icardi? Chissà, rimarrà Icardi? Ho fatto le due ipotesi. In un sistema di gioco come... Io venderei Perisic e terrei Icardi. Sistema di gioco come quello che ha attualmente l'Inter, giocherebbe dietro a Icardi, con i tre diciamo dietro, al posto di Nainggolan, oppure spostato anche sull'esterno. Perché Dybala trequartista? Sì, Dybala trequartista, perché lui è un giocatore che va a cercarsi spazio anche sull'esterno. È perfetto, con Icardi. Sì. L'Inter lo conosce bene, perché prima che andasse al Palermo lo trattava, quindi esatto. Non è perfetto, è stato, però non con Spalletti. Non prendere il Palermo, ce lo dava a 15 milioni. Non con Spalletti però. Non perché Spalletti, due attaccanti insieme, non li mette manco morto, manco picchiato. È allergico. Diciamo, vabbè, però Dybala è un attaccante anomalo. No, perché tra le ha cose caratteristiche che... diverse rispetto a Lautaro, no? Sì, va bene, però io ho l'impressione che lui abbia delle idee che sono quelle, che sono formate, le abbiamo viste anche alla Roma. Adesso aiutatemi, magari io manco qualcosa. Sua... Però due attaccanti insieme, nel senso comunque, perché Dybala nasce come prima punta. Io Spalletti credo non li credono due larghi e l'attacca, piuttosto però, si era inventato Totti centravanti, esatto, ma una punta e ma due larghi, ma perché non c'aveva nessuno, però bisogna che ci mettiamo d'accordo cioè se è probabile Conte, se Tronchetti di sponsor preferiscono Mourinho, perché per esempio con Conte Icardi fa la valigia e se ne va, con Mourinho non lo so. E quindi dipende anche da chi rimane. Domani Conte sarà allo stadio, ma... Comunque sono riuscito a spostarvi il discorso sull'Inter, è già un po' la successo. Ha fatto benissimo, Presidente, ma è come Presidente, se avesse letto la scaletta. Siccome sì, alcune settimane... Scusami, Valentina. No, se ti rubo tra un po', dai. Se ti rubo il mestiere. Ho letto una sua dichiarazione furibonda, se si può dire, di un senatore. Io non sono mai furibondo quando... parlo di calcio, però ho capito. Beh, molto sostenuta, ecco, nei confronti di Spalletti, perché aveva detto abbiamo vinto anche senza Icardi. Sì, secondo me... quasi che la... Siccome mi ricordo che lei era, e non so se sia ancora, per la conferma di Spalletti. Ha cambiato idea? Io credo che al punto in cui siamo, o Spalletti o Icardi, perché di tutta evidenza... che il problema si è posto non tra Perisic e Icardi, ma tra un allenatore che ha fatto una scelta precisa, quella di considerare Icardi uno senza il quale si può pure vincere, lo ha detto, per quello mi sono arrabbiato. Allora abbiamo vinto una cosa che un allenatore secondo me non deve dire mai, perché anche la Juve ha vinto, che so io, senza Ronaldo, ma secondo voi lo direbbe mai Allegri? No. Abbiamo vinto anche senza Ronaldo, non glielo sentirete mai dire. Allora, siccome Spalletti, che è un grande tecnico secondo me, io ero e sono per confermarla questo mio giudizio, ma dimostra sempre di avere una metodologia di gestione dello spogliatoio tutta sua, in cui se c'è una prima donna, come probabilmente Icardi è, lui anziché cercare di aggiustare il clima preferisce togliere la persona che secondo lui crea un problema. È capitato nello Zenit, con Hulk, è capitato nella Roma, sta capitando qui. Quindi è una metodologia. Allora io dico, per rimanere Spalletti non ci deve essere Icardi e probabilmente non ci deve essere nessuno che assomigli a Totti, a Hulk o a Icardi. Una seconda donna. Chi è la prima? Però Vanda. Se vuoi prendere i campioni, vabbè, i campioni sono tutti primi donne. No, prime donne, io, è un po' difficile. La cosa però di Vanda l'ho considerata molto provinciale. Ma nei confronti di Spalletti pesa, perché in tutto questo il silenzio
Di Icardi prosegue da anni, da mesi. Piccardi anche le sue foto in bianco e nero vanno avanti su Instagram, allora, su social. Ragazzi, però scusate, però, io sono appassionatissimo di questo processo alle smorfie di Icardi, alle foto di Icardi. Allora, visto che siete appassionati, vi segnalo che nelle ultime 24 ore c'è un giocatore che ha postato una foto del gruppo che si abbraccia e un giocatore che ha postato tre foto sue singole. Il quello primo che ho notato io è Icardi, il secondo è Lautaro Martinez, ma nessuno si è messo a fare giustamente il processo alle foto postate a Lautaro Martinez, lui e non la squadra. Cioè è diventato anche un po' stucchevole questo giochino qui, per cui c'è sempre però, uno brutto e colpevole e gli altri che invece queste sono le foto singole di Icardi, no, come vai nelle storie italiano non è pronto, lo dico io che certo sono tutto che tranne che femminista, ma non è pronto, è stato molto provinciale nel giudizio su Wanda Nara, come è maschilista, come... non è provinciale. Sì, è maschilista. Tanto io volevo dire maschilista. È maschilista provinciale. Nessuno si sarebbe mai permesso di dire fare a Minoraiola quello che è stato detto e fatto a Wanda. Quello che ho detto io sin dall'inizio, anche qui l'ho detto. Per cui io l'ho incontrata mentre salivamo allo stadio Wanda Nara e gliel'ho anche detto. Da cosa gli ha detto, mia, presidente? Questo gli ho detto, io sto dalla sua parte perché secondo me c'è stato un pregiudizio nei confronti del suo ruolo. Che non è così strano, perché sono tanti padri, tanti fratelli, chissà perché non poteva essere una moglie, perché donna, ma lo dico, insomma, che Ignazio La Russa debba fare il filo femminista è ridicolo proprio. Ecco. Questo è vero, l'ha ringraziata? Ha apprezzato il... Eravamo un po' troppo di corsa. Ah. Sì, però. Cioè, non t'ha ascoltato, tirato dritto. No. Cioè, almeno il ringraziamento io l'avrei fatto. No, quello sì. Ah. Ha capito. Mio figlio faceva la foto col marito nel frattempo. Ok. Devarotta ha parlato anche della situazione legata alla panchina. Antonio è sul mercato, riferimento a Conte, è libero, è il profilo dell'allenatore vincente, si inserisce in modo molto forte nel calcio moderno, ma Spalletti ha creato una struttura di squadra sempre in crescita, lui è l'allenatore dell'Inter e vanno considerati i risultati ottenuti. Parlando di mercato, Marotta ha poi aggiunto che l'Inter dovrà fare degli investimenti, ma che questi saranno comunque legati ai dettami imposti dal fair play finanziario. E adesso, che la Juve continuerà a dominare per ancora per sacco tanti anni. E poi ha detto la volontà della famiglia Zanga è migliorare di anno in anno. Dove stai leggendo, Giovanni? È normale che dovremo puntellare. Visto anche io questo verbo. La rosa. Puntellare. Sì, ma si puntella una cosa che sta cadendo. Allora, a chi lo chiediamo? In genere. A Gerolin, quando si usa la parola puntellare? Ma si puntella qualcosa che sta... Cosa che sta, si sta sgretolando. Però voglio riprendere la frase di Marotta su Icardi. Sì. Che ha detto che il ragazzo ha 2 anni, ma 2 anni sono pochini. Quindi o rinnova o va via. I 2 anni di contatto. Aggiungo, esatto. O rinnova, va o va via. Ecco. E aggiungo un altro tassellino, perché io voglio essere maligno fino in fondo. Quando tu investi poco meno di 30 milioni di euro su un attaccante giovane come Lautaro Martinez e non sei il Barcellona Real Madrid che con 30 milioni comprano il giardiniere, chiaro? Cioè 30 milioni per l'Inter fino a quest'anno sono stati un investimento importante e consegni Lautaro a un allenatore che oggi, 10 mesi dopo, dice, vigilia la partita di Frosinone, sono due attaccanti molto simili, per trovare le differenze è come cercare il pelo nell'uovo. E in 6 mesi, prima dello scoppio del casino di Wanda Nara che va a dire che volevano venderlo alla Juve in estate, eccetera, non hai fatto un'offerta di rinnovo al tuo capitano, capocannoniere, che è a 2 anni e mezzo dalla scadenza del contratto, secondo me, a pensar male, tu ti sei già messo nell'ottica che l'avresti venduto. Magari l'hanno fatta e non ha accettato. Accettabile, certo, perché non puoi arrivare detto, a 2 anni detto con Icardi. Direttore, l'ha detto Marotta a dicembre che era stata fatta un'offerta legittimamente non accettabile. Perfetto. No, ma io credo che hanno fatto un ragionamento prima, quando hanno comprato Lautaro. È quello che ho detto io. Non quello di vendere Icardi, quello di dire a Icardi, guarda che abbiamo già un'alternativa, tieniti basso nelle richieste. E un po' di quello che dicevamo di Wanda Nara, che c'è questa specie di pregiudizio, però ci sta la società. Cioè non ti posso dare 10, te ne do 7. Non questo? Mi chiedere una cifra. Credo che non si siano avvicinati nemmeno a 7. Non mi chiedere una cifra esagerata, perché altrimenti mi costringi
a puntare su quello che ho già, non è che lo devo cercare. Certo. Avviene sempre questo, c'è chi ha due portieri bravi in attesa che uno se ne vada, può capitare. Però io credo che non è così drammatico quello che ha detto oggi il direttore sportivo. Beh, è un cambio di prospettiva. Io credo che poco, vogliano calmare, lui voglia calmierare un po' gli sbollenti spiriti dei tifosi interisti che si aspettano quest'anno un mercato. Senatore, l'Inter è a non so quanti punti della Juve, 23, 24, 25, adesso ho perso il conto dopo per l'ultima quello, giornata. Lui sa che non lo sa è, lo è stabilmente, lo è stabilmente da tante stagioni. Ma non facevo l'Inter qualche giorno fa, il conto è a circa 200 punti negli ultimi 7 anni ha preso dalla Juventus. Allora, usciamo un attimino, perché secondo me invece qui ci vuole chiarezza e onestà intellettuale verso i tifosi dell'Inter. Suning è una grande proprietà. Suning non è obbligata a investire nell'Inter pensando di fare un ciclo vincente. Suning può anche fare legittimamente i suoi interessi, che sono semplicemente nel calcio di oggi quello di creare una squadra che sta dentro sempre nella Champions League, sta in equilibrio e ti consente poi di avere visibilità per altri mille problemi. I paletti del fair play finanziario sono esistiti dal 1 luglio di quest'anno, non è che spariscono, ma tutti gli altri club che hanno voluto investire per vincere dimostrano che il salto di qualità si può provare a fare. Allora, non è questione di calmare i bollenti spiriti. Secondo me Suning deve essere onesta con i tifosi. Se tu hai preso Marotta, l'hai preso per fare un ciclo vincente, è un conto. Puntellare la rosa vuol dire che l'anno prossimo speri da terzo di arrivare secondo e poi vediamo che cosa succede. E secondo me è un discorso che se vuoi fare, devi fare in maniera chiara e onesta, per spiegarlo alle 65.000 persone che si pigliano la briga di riempirti San Siro tutti i giorni. Però c'è un dato sì, preciso, e che io apprezzo molto questo ragionamento e da tifoso lo posso anche condividere completamente, però c'è una difficoltà seria. Non è che basta investire per eliminare un gap enorme che in questo momento c'è con la Juve, che a 8 giornate dalla fine ha già vinto il campionato. Perché a 8 adesso gli manca un punto, ma è a 8 l'ha vinto da gennaio. No? Beh, vabbè, se non cominci non lo fai. Sì, è una questione di prospettiva, di darti un obiettivo. Io dico che l'obiettivo, secondo me, altrimenti non prendevano Marotta, se lo pongono. È un obiettivo difficile e io credo che Marotta abbia capito che non bisogna ufficializzare la speranza che l'anno prossimo noi si sia alla pari con la Juve. Ma non è questo il tema. È chiaro che, Valentina, sì, è chiaro che tu in un anno non colmi il gap, anche perché tutti continuano a evocare la Juve di Conte che da settima l'anno dopo ma arriva prima. Ma noi già in un anno. Non c'è un paragone, perdonami, non c'è un paragone. Quella Juve vince lo scudetto nel momento storico in cui Inter e Milan stanno disinvestendo. In questo momento la Juve non solo non sta disinvestendo, ma sta investendo per diventare ancora più grande. Però c'è un tema. Se tu vuoi cominciare a limare quei 20, 25, 30 punti che prendi tutti gli anni per vincere in un tempo ragionevole che non è l'anno prossimo, devi metterti nelle condizioni di ragionare che tu non devi puntellare. Tu devi investire. Non possiamo impiccarlo su una parola. Attenzione, però non è un giornalista. A dicembre Marotta una squadra si costruisce dalle basi. Allora, un allenatore, io voglio la vostra interpretazione sulle parole di Marotta, la fiducia a Spalletti, però dice anche che c'è Antonio. Ma questo fino a fine campionato che deve dire. Capito. Quindi Spalletti non resta. Mi date un vostro pensiero? Ha detto una cosa. Ha parlato di risultati. C'è la parola Spalletti, risultati. Mettiamo che Spalletti arrivi non solo terzo, ma molto vicino al secondo posto. Gli riesce più difficile eliminare e cambiare allenatore. Spalletti ha fallito questa stagione. Però che sia terzo, qualunque punto faccia. Cioè, cerchiamo di dire le cose come stanno. Spalletti che farà i suoi 70, 72, 74, 69 punti, arriverà terzo se non succedono disastri, ha fallito questa stagione. L'anno scorso eravamo quarti, quarti a 72 punti. Sì, ma io voglio capire. Bisogna ragionare nel contesto, non è che l'Inter non ha speso l'anno scorso. Che cosa fa l'Inter Marotta? Io voglio capire ma difatti il tema è questo, è uno dei parametri. Arriva Conte, è uno dei parametri, un club che decide
che vuole crescere e ha misurato che Spalletti può arrivare fin qui, non si fa problemi dei 25 milioni lordi. Ma l'Inter sta già decidendo. L'Inter sta già decidendo. L'Inter è avanti. Ecco. L'Inter ha una parte, Conte si è già visto con l'Inter, certo. Ma gli sponsor vogliono Mourinho. E Tronchetti in testa vogliono Mourinho. E per quello sono anche disponibili a degli extra budget. Però quindi, mi pare la fiducia a Spalletti la stiamo già cestinando. Spalletti no, Spalletti va via. Spalletti va via? La fiducia è di facciata? Via, sì. Di facciata. Un finale fiducia di campionato. Che fa? Ma non cambia nulla, Ignazio. È andato contro la... Ma scusa, uno che dopo Parma, che ha vinto in un momento difficile, accende con la sfida. No, ma non è questione di attaccare. Stiamo raccontando quello che sappiamo che sta succedendo. Cioè, noi stiamo discutendo. Anche io penso che al 90% va via. Non al 100%, al 90%. Quel 10% poi la Russa mi deve spiegare... In base a che allora, cosa? Cioè, cosa che deve Conte fare? Non voglia venire all'Inter o che l'Inter non voglia spendere i soldi? Beh, questo è il passaggio decisivo. Mourinho, secondo me, è un errore. Okay. Perché Sarri? Il maestro è riscaldato. Sarri, siete sicuri che non rimane? Che Sarri è meglio di Spalletti? Non lo so. Sarri è meglio di Spalletti? Ma Angelolin, che credo, succede all'Inter? Non credo. Allora. O Conte o rimane Spalletti al 10%, ma può rimanere. Conte o Spalletti al 10%? Gerolini. Si parla tanto di allenatori, di cambi di allenatori, come se l'allenatore avesse la bacchetta magica. Arriva Conte e vince il campionato. Secondo me non è così. No, la forza della Juve è un'organizzazione societaria che c'ha da tanti anni, che c'ha una grande presidenza, certo, che ha fatto uno stadio di proprietà, ha fatto un centro sportivo, c'ha una grandissima rete scouting, c'ha un direttore sportivo che ha fatto questo e capisce di calcio, c'ha buoni rapporti e ha una grande società. Questo è il discorso. Quindi va benissimo prendere un grande allenatore, però devi costruire anche la base. Solo se gli garantiscono insieme alla suo stipendio 11 milioni e passa. I giocatori facciamo non come sono Paris Saint-Germain. Milioni, non sono i 20 che esci sempre agli ottavi, facciamo come Paris Saint-Germain. Vinci in Francia, ma esci agli ottavi in Champions. Però Iori, sì. Io Marotta dice una cosa un po' diversa. No, ma lascia stare quello che ma quel passaggio in cui Marotta in doveva dire che la Juve vincerà anche gli altri 10 anni, non l'ho sentito. No, ma non l'ha detto. No, dicerà, no, lui no, dice no. Per diversi per anni. Per diversi anni, l'ha detto. Non 10 anni. Non perché 10 non l'ha detto. Avevo capito all'inizio della trasmissione che i cinesi hanno deciso che la Juve, questo è vero? Beh no, i cinesi... Vabbè, esagerava. È la sintesi per provocare, però deve essere chiaro che o i cinesi... Adesso parliamo come quelli di Napoli che fanno i tweet. Era un tuo sarcasmo. O Sunin decide che messa alle spalle sistemati i conti e fatta una serie di cose. È arrivato il momento per cui l'Inter ragiona. Ad esempio, non esiste che nell'Inter ci sia il problema di offrire al capocannoniere, se tu decidi che quello è un uomo importante, uno stipendio da 9 milioni. Perché in questo momento, se l'Inter vuole crescere, il monte stipendi deve diventare quello. I tuoi 2-3 giocatori più importanti devono prendere quei soldi. La Juve non si è fatta questo problema 6 anni fa, quando ha fatto il primo scatto dimensionale. Non può farselo l'Inter in questo momento. Se lo fa e il tetto stipendi deve restare che ti offro 5-2, 5-3, 5-3 più bonus e il 10% dei diritti d'immagine, vuol dire che sta ragionando per prepararsi ad arrivare seconda, non prima, ma non l'anno prossimo. Dove sono d'accordo, il discorso riguarda anche il Milan, perché se tu pensi che con Gagliardini, Suso, Calhanoglu, Brozovic colmi il gap, hai sbagliato. Beh, riguarda anche la Roma allora. Sì, ma il Milan e l'Inter si sono di me, la Roma non ha mai competito. Non ha mai competito per lo scudetto da capello in poi. No, non è vero, dai Luca, fai la brava. Ma quell'anno che avete perso in casa con la Sampdoria, ma c'era l'Inter che stava vincendo, no? No, era il 2010, l'anno del triplete dell'Inter. La Roma era avanti, la Roma perde lo scudetto perché una volta in 20 anni. Ma la Juventus, la Juventus è spianata perché si sono dimesse Milan e Inter da competitor della Juve. Una volta a Roma, una volta a Napoli. La Roma di Rudy Garcia, tanto per intenderci, quella che è arrivata seconda dopo la Juventus, eccetera. A 21, a 18 punti. Però 10 vittorie consecutive. Ho detto che la Romanità. No, perché devo fare
devo andare di Messi, Moratti, se vuoi squadra. Ti dico di Messi, può succedere a tutti, aprite gli occhi. Non Rosella Sensi, comunque, però non è vero, vero che non è possibile. No, ma poi ha venduto tutti i giocatori. Allora, il problema di puntellare è un anno, non ci si può impiccare su una parola e non possiamo. È un verbo non adatto, ha sbagliato parola. Se lui intende dire, penseremo quest'anno di migliorare la società, ma state attenti, non mi aspettate 10 campioni, probabilmente comincia a mettere le mani avanti, perché non sa quanto Suning vuole investire. E c'è anche questo, non è che lo possa sapere. E allora come fai a Presidente, posso farle fare una domanda? Quando tu convochi Conte, tu sai già che vuole 10 milioni all'anno e almeno 3 giocatori che ne costano. La risposta è già un direttore sportivo. Deve lavorare con quello che ha. Intanto comincia a parlare con Conte. Cerca di capire se Conte è interessato a venire all'Inter, al di là dei soldi, perché potrebbe anche dire no. E se vuol venire, con quali giocatori vuol venire. Esatto. Poi va da Sony che gli dice, guarda, che sono i microfoni. Io potrei... Sai che ti si sentiva con lo stesso volume anche tu? Sembravi me, Presidente, sembravi me. Perché oggi sono senza voce. No, ah, però Conte chissà quando ce l'ha. Disposto a venire, ma mi ha chiesto Modric, Lukaku. Certo. La difesa va abbastanza bene. Ha detto che gli... Lukaku lo vuole sicuro. Sì. Lukaku. Sì. Vuole Lukaku e Modric. E vuole non c'è. Arriva anche Godin, Quello c'è già. Quello c'è. Che se fosse per lui non l'avrebbe... E non vuole cedere uno tra... Questo è quello che so io, tra Perisic e Icardi. Almeno uno dei due deve rimanere. Siamo pronti a fare una cosa del genere, cara Suni? Non lo sa ancora, probabilmente. Presidente, posso fare una domanda? Aspettate un attimo, scusate, devo intervenire. Presidente, posso farle fare una domanda? Ma non era neanche il tempo di arrivassimo qua. No, voglio dire, ma... Iori, parla! Presidente, mi dica un nome... Che bella sta ragazza. È bellissima. Meno male. Un nome al volo di un centrocampista che vorrebbe vedere, insomma, in vista del mercato estivo, in casa Inter. Vabbè, se dico Modric è troppo facile. Anche perché non viene. È anche troppo vecchio. Anche perché non viene. Un nome realizzabile, diciamo. Un nome realizzabile è quello dell'Udinese. De Paul. Realizzabile, quello è facile. Quello non è e comunque prenderà anche quello da Inter. È un ottimo giocatore. Vabbè, è realizzabile. Ma invece, posso fare un nome che non è un centrocampista, ma secondo me è il simbolo di che cosa può essere quest'estate? No, anche io. Federico Chiesa. Cioè, se tu vuoi attaccare la leadership di chi comanda, devi scegliere un giocatore. Alfredo Pitulà ci sta spiegando in queste settimane come la Juve abbia lavorato nel silenzio negli ultimi 3-4 mesi e probabilmente andrà poi dalla Fiorentina con i soldi che servono per prendersi Federico Chiesa. Ecco, io credo che Chiesa sia un profilo di giocatore che l'Inter aveva il dovere, volendo dare un segnale forte, di cercare di prendersi. Anche perché funzionare con Politano, Chiesa e Icardi comincia a essere tanta roba.